Avete organizzato questa mostra, l'undicesima edizione, presepi per Natale, presepi che però quest'anno hanno una particolarità, anzi uno ha una particolarità, il ricordo delle vittime di Rigopiano. Sì, infatti questo bellissimo presepe alla mia destra è tutto fatto a mano con 40 personaggi in movimento. E l'artista ha riprodotto la Bella Addormentata e la Slavina delle vittime di Rigopiano. Un presepe veramente emozionante. Qual è la particolarità di questa mostra? Questa mostra è particolarissima perché ci sono 80 artisti da tutte le parti d'Italia con presepi di tutti i materiali immaginabili e possibili. Polistirolo, pietra, sughero, gesso, dal bambino alla casalinga al vero artista. Questa è l'ennesima iniziativa che testimonia la vicinanza comunque del territorio al vostro comitato, ai parenti delle vittime di Rigopiano. Sì, una bellissima iniziativa che ci ha permesso di essere qui oggi. Ringraziamo, parlo al nome del comitato, ringraziamo gli artefici di questo in ricordo dei nostri cari. Non dimentichiamo che in questo presepe si ricordano anche le vittime dell'elicottero del 118 che due giorni dopo per fare il proprio lavoro sono morti. E quindi a noi fa molto piacere questa cosa, che venga ricordata questa tragedia, e li ringraziamo davvero, davvero tanto. Come e quando è possibile visitare questi presepi? L'inaugurazione ci sarà sabato 2 dicembre alle 17.30 e siamo aperti tutti i giorni dalle 9 a mezzogiorno e mezza, dalle 15 alle 22. Poi addirittura i festivi ci possiamo intrattenere anche fino alle 23, 23.30.